Dov'è Waldo? Non lo so, non mi interessa, perché io devo trovare Larry. Larry si nasconde in punti impensabili, ma io so come trovarlo. Il problema è che Larry non è ciò che sembra, ed è anche ricercato dagli uomini in nero. Perché lo cercano? Scopritelo oggi insieme a me, Detective Gabby Sinicibit. Ciao ragazzi, Gabby e benvenuti su... Troviamo Larry, dobbiamo trovarlo. Io non so dove sia, però questo gioco è fantastico. È dello stesso autore che ha fatto Night of the Consumers. E tra poco riconoscerete lo stile, dicevo. Larry! Oh, ciao, ciao! Il mio nome è Findo e mi piace cercare le persone. È divertente! Lascia che ti mostri come usare i controlli. Vai avanti e premi A o D per girare la mappa. Wow! Sei fantastico! Mi hai fatto girare la testa! Credo che vomiterò! Fantastico! Ruotare serve per vedere le cose da nuove prospettive. Un'altra cosa, un secondo! Ok. Ah, è andato lì! Come hai fatto? È un mago! Ehi, qua giù, sono io! Penso che sia molto difficile vedermi da là sopra! Premi tasto destro del mouse per zoomare! E ora clicca su di me col mouse sinistro! Questo gioco si sta vendicando di tutte le volte che io vi ho urlato nelle orecchie. Ora che sai tutto, puoi premere la freccia e divertirti! Caricamento! Che bella giornata! Stavo andando a fare un giretto al parco. Dopodiché l'ho visto. Non mi sono mai dimenticato la sua faccia. Il mio migliore amico delle scuole superiori. Larry! Tutti ne parlano in città. Non ci vediamo da anni. È fantastico vederti, Larry! La storia inizia qua in una sorta di foresta proprio del parco. E questo è... è Larry? Ciao Larry, come stai? Perché mi guardi così? Ah, ho trovato Larry! Con un sorriso a 42 denti, Larry ti guarda! Fantastico, però è scappato! Larry, dove ti nascondi? Tu sei Larry? E se io clicco su uno che non è Larry? Non succede niente. Larry è come Waldo, sono parenti serpenti! E guardalo lì, piccolino, che si nasconde dietro le persone! Sembra un gnomo! Che giornata fantastica, non è vero? Certo, Larry, anche il tuo sorriso è fantastico! È tutto fantastico! Siamo in un'altra città. Dove è Larry? Non lo so, ma lui si nasconderà. Aspetta che lo trovo, dai su. Larry magari sarà dietro un albero. Oh oh. No, davvero, dove cavolo è? Non c'è Larry. Ah, aspetta, posso girare la prospettiva e così sarà più facile trovarlo. Il bello è... il problema è che tutti si assomigliano con sta razza di faccia. Non si capisce dov'è. Forse devo zoomare qui e cercarlo tra la folla. Il problema è che non ce n'è uno normale. Per me sono tutti Larry questi. No, guardalo! Maledetto! Ti ho trovato! Ho trovato Larry! Fatto zero! Ho trovato Larry. Dai che lo becchiamo, Larry. Dove sei, brutto Larry? Infame. Sei un gran pezzo di letame. Ti troverò e ti sculaccerò. E questa partita io vincerò. Perché deve fare sempre così? Perché si nasconde? Ha così bel sorriso, un così bel faccino. Credeva di fare il finto tonto tra la folla. L'ha errato. E Larry l'ho trovato. Vediamo se lo trovo al primo colpo. Larry, Larry. Detective Gabby. Vedete che è là in mezzo. Credevano, mettendo tutte queste persone, di distrarmi. Ma Larry, perché anche piccolino, no? Vedi come un gnomo, un gollum. Non ha parole, che lo trovo sempre. Ma secondo me Larry non vuole essere trovato. Larry cerca privacy. Ma no, Larry, noi ti amiamo tutti. Tutti i miei iscritti vogliono trovarti. E ragazzi, lasciate un like a questo video se volete supportare anche Gabby. E avete notato che ogni volta che dico like e subscribe, iscriviti, si dovrebbero illuminare ora i pulsantini del canale. In teoria hanno messo questa feature, quindi controllate e ditemi se vedete like, se si illumina. Comunque ho trovato Larry, molto bene. Ho trovato Larry, troppo bravo. Ormai è un talento, il mio nuovo lavoro sarà trovare Larry. Questa volta è difficile però, perché l'hanno messo in mezzo alle persone.
Noi sappiamo che lui è il più piccolo, quindi dobbiamo sempre pensare la cosa più piccola che c'è qua. Sembra un rospo. Questo sembra un nudista da spiaggia. Questo sembra il padre di Larry. E vicino al padre di Larry c'è Larry. Però veramente sono imparentati questi due. Larry, ti prego non diventarmi così da grande. Almeno tu un bel sorriso. Mi stai seguendo? Sì, Larry. Noi ti amiamo. Ma perché si nasconde? Forse è un criminale. O forse vuole stare semplicemente in pace. Questo è il cugino di Larry. Vedi, si hanno la stessa pancia. Pancia da birra, da mirra. Questo praticamente ha delle chiappe al posto del mento. Larry! Oh, occhio che è un pervertito dietro che ti sta soffiando la pelata. You found Larry. Mi piace tipo... Ho visto qualcosa. Aspetta, ma siamo di nuovo nella stessa città di imbecilli qua. Larrino... Larrino bambino, stupidino piccolino, nabbino. Aspetta, è cambia. Mi ricordo. La polizia. La polizia ha circondato. Perché la. E mi porta. Oh 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 oh. Dobbiamo investigare. Quindi ci sono le. Willy. È qua Larry comunque, l'ho trovato. You found Larry. Guarda come si guarda, atterrito, è atterrito. Ci sta nascondendo qualcosa. Ci sta nascondendo qualcosa, sta sfuggendo. Perché la polizia? E anche perché io lo sto cercando? Perché un ragazzino così dovrebbe Aspetta, ma c'è qualcuno qui? E questo? No, è un uomo nero. È un uomo nero su quel palazzo. Ma che senso ha sta cosa? Ok, mi sto spaventando. Credo di aver visto Larry, no. Ci assomigliano veramente tanto. Questo è un pirata. Larry, Larry. Larry, che mi fai, Larry? Larry, 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 ma... Mamma mia, quanto... Questo è Larry versione Joker. Aspetta. Non mi dire che... Si nasconde dentro le case! Che infamata! Che infamata! Ehi, smettila! Vuole veramente non farsi trovare. Cioè, ma sta... Questa è una... No, adesso l'FBI... Ma c'è ancora questo uomo qua sopra, ma è un camino? No, alle zampe. E ora ci sono questi uomini sui tetti, ma perché? Quindi, ma che fai, Larry? Ti nascondi ancora dentro i palazzi? Vieni fuori, sei circondato! Questi cosa sono? Hanno tutti la valigetta, sono tutti... Forse uno di loro ha la maschera. Devo trovare uno che fa qualcosa di sospetto, no? Anche gli alberi mi sembrano... Ah! Larrino, Larrino! Smettila di seguirmi o impazzisco! Larry, non impazzire. Larry, stai buono. Larry, stai buono. Chi chiami? Larry, ti ho trovato. Larry, sei già qui. Qua ci sono altre cose strane? No, c'è solo Larry che è proprio anti-scavo. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! C'è uno stalker che mi segue! Simpaticissimo Larry, vero? Oh no, tutti mi stanno guardando. Forse sono io il problema. Non so, ho come l'impressione che ci sarà un orribile twist. Salve, tu sei Larry? Sì, sei tu Larry. You found Larry. Per favore! Per favore! Smettila! Larry, ti sto solo cercando perché ho fatto uscire il mio nuovo fumetto. Un regalo epico di Natale. Voi che state aspettando? Non fate come Larry. Correte in edicola a prenderlo. Dai Larry, te lo voglio dare per te gratis. Dove sei Larry? Guardalo dietro con Papparino. You found Larry. Trovato Larry. Cosa mi sta facendo? Ora è andato dentro un supermercato. Big Calps, Stinky Food. Probabilmente è lo stesso supermercato di Night of the Consumers. Ma Larry, tu fai conti con Gabby 16 bit, che è un gabbiano e però anche gli occhi d'aquila. Sono come un falco. Ho nominato tre pennuti, però va bene, finché non è un piccione. Cavolo, veramente, ha troppi cugini che praticamente lo aiutano a nascondersi. Questo... No, secondo me è dentro un supermercato. Larry! You trovato! È da dentro il supermercato, io lo sapevo che usavi la tattica del ratto. Sta facendo il ratto che campera. Vedete che adesso è andato dentro i bagni? No, dietro i bagni! You trovato Larry. Di nuovo, let's go! Larry? Larry, che stai facendo? Ha ucciso una persona! Poverino! Stava cagando in pace! E non posso girarmi qui? No, posso girarmi. L'ho visto. Sembra essere in questo bagno. Posso aprire i bagni, vedi? Hey, can't you see someone's in here? Oh! Ragazzi, ma questo aveva il piripippo! Larry! Trovato! Guarda come è alterato, guarda come vibra! You found Larry. Oh, Larry! Non hai idea di quello che stai facendo! Tu sei con loro! Oh, cielo! Lasciami in pace!
Non so, ma me lo sento dietro adesso, c'è, capito? Secondo me Larry può rompere la quarta parete. E forse anche la mia faccia! Larry, parliamone. Sei dentro la macchina, ti ho già trovato. Ci sono altre cose interessanti qua, tipo easter egg. Perché ho sentito dire che questo gioco è pieno di easter egg. Se li vedete, ragazzi, scriveteli nei commenti. Però l'ho trovato. Ora ho preso la macchina. You found Larry. Ciao, Larrino. E continua a correre. E niente. Non pensavo che... Aspetta! È dentro le macchine. Non ci credo. Cioè, adesso io devo guardare ogni singola macchina che potrebbe avere Larry. L'ho trovato! Che sedere! Che sedere l'ho trovato! Mamma mia, ho premuto a casissimo! Si è schiantato con la macchina! E sta andando verso il bosco! C'è qualcos'altro qui? No, abbiamo creato praticamente un incidente, però Larry è lì. Larry, dove scappi? Ti inseguo! Non mi sfuggi! Non mi sfuggi! Ci sono altri tizi sui tetti! Magari questi tizi sui tetti sono quelle persone che lo stanno cercando. E io li sto aiutando. Larry? Dai, Larry, basta! Sei circondato! Non posso più togliere la lente. Oh! Larry? Non puoi scappare. The Larry Show. Altro che Truman Show. Questo è Larry Show. Dove noi lo sto seguendo. È strabella sta idea. Con gli uomini incappucciati che abbiamo già visto prima. Non posso fare niente. Levati! Che vuoi? Che vuoi da me? Io non c'entro niente, io non so niente, io non so che sia Larry. Vattene! Devo guardare da altre. Ah! È uno degli uomini neri. Che cosa c'è? Cosa vuoi? Che cosa vuoi? Sei uno di loro? È l'incappucciato. Ho notato che stai seguendo qualcuno molto da vicino. E a te che interessa? Anche a noi piace cercare delle persone. Riconosci questo ratto? Sì, è vero. Nice guy Larry. Il ragazzo popolare è onorato dallo sindaco perché è sempre stato buono con tutti. Leggi di più sulla pagina 2. Io lo so che è vicino. Riesco a fiutarlo. Vorrei avere 4 chiacchiere con lui. È difficile trovarlo, ma tu stai veramente facendo un ottimo lavoro. Io non sono una persona che tu vuoi far arrabbiare, quindi continua a stargliele calcagna. È meglio per te. E ci porterai a lui. Che cosa volete fargli? Larry non è qui. Non è qui, quindi dobbiamo andare avanti. È scappato, è riuscito a sfuggirci. E io devo collaborare con gli uomini in nero per cercare Larry. E questa volta Larry ora si sta nascondendo bene. E il problema è che non ho la torcia. Potrei cercarlo in ogni bidone della spazzatura e chiamare i tizi. Hanno minacciato la mia famiglia, ragazzi. Hanno minacciato la mia cavolo di famiglia. Non ho altra scelta che cercarlo in ogni bidone. Purtroppo è così. Io ho bisogno di pisciare. Che vuol dire? Cioè, ho capito che vuol dire, però... Larry, dai, esci fuori. Non è nulla di personale. Larry non è qui! Dai, Larrino, sarai qui? Non è neanche qui. Oh, ma non lo sto trovando. Larry, ti ho trovato! Eccoti qua! Vieni fuori. Eccolo! Ciao, Larry! Mi dispiace? Guarda che piange! Ma che gli è successo? Li hai visti, non è vero? Sì, Larry, purtroppo sì. Nulla di personale. Ascolta! Loro hanno preso la mia famiglia! Loro l'hanno presa e non so che gli hanno fatto! E ora stanno venendo a prendermi! E non si fermano mai! Ovunque io vada, loro mi seguono! Non si fermano mai! No! 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 Non c'è via di fuga! Aiutami, per favore! Morirò! Ah! Ragazzi, troppo tardi. Ormai ti ho venduto per 2 soldi. Sono qui! Vittatore! Mi sembra lo stile di Kaiji di Ultimate Gambler. L'anime e il manga. Oh, sono arrivati. Porca trota. Porca vacca. Porco schitto, è tornato il boss. Vieni fuori. Indicaci dove si nasconde. Fallo ora. Posso fare la pace fist run? Si nasconde. Sono costretto a dire che è là dentro?
non posso tipo dirgli di andare da un'altra parte? Niente, sono costretto. Larry, mi dispiace, non ho altra scelta. You found Larry. Ho trovato Larry! E però adesso lo faranno fuori. Beh, è corso via. Ok, Larry, basta. Dove stai scappando? Stai scappando là fuori? Guarda come scappa! You found Larry. Guarda come scappo! Ti prenderemo. Secondo me nasconde qualcosa, Larry. Fa tanto l'innocente, ma se lo cerca l'FBI c'è un motivo, Guardalo là in mezzo alla foresta. Guarda come scappa! You found Larry. Continua a trovarlo, continua a tracciarlo. Mando i segugi! Mandate i cani! Mandate i gatti! L'ho trovato qua dentro! L'ho trovato di nuovo l'uomo! Salve! Ottimo lavoro! Quello scemo si è nascosto in un palazzo lì davanti. Ora l'abbiamo intrappolato sopra il tetto. Questa notte, ragazzi, questa notte potrei cecchinarlo, sì, dal tetto. Da un tetto, prendi questo. Devo cecchinare Larry con un cecchino, un barret. Con un barret devo cecchinare Larry. Ma siamo seri? Quindi lui si è nascosto sopra il tetto. Ma quanto alto è sto palazzo? Guardami lì così nascosto. Larry, vieni qua. Larry, aspetta, devo... Boom! Sì. Credo di essere riuscito a colpirlo. O no? Larry? L'ho colpito! L'ho colpito! Maledetto! Oh! Ed è caduto. What? È ancora vivo? No, sta ancora cadendo! What? L'abbiamo trovato, ragazzi, l'abbiamo trovato. Bravo, ragazzo. Tu non sai da quanto tempo lo stiamo cercando, sto maledetto. Ti abbiamo intrappolato, sei senza via di fuga. Ti sei nascosto abbastanza. Ho dedicato metà della mia vita per cacciarti, ma il tempo è scaduto. Willy Mac! Willy Mac! Ma io sono... Stai zitto! Smettila! Figlio di trota! Quando ho sentito dire che la polizia ti ha preso e ti ha messo dietro le sbarre, è stato il peggior giorno della mia vita. Perché pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato. Il momento in cui ti sparerò un bel colpo nel tuo stupido cranio. È vendetta quella che cerca. È vendetta. Perché forse lui ha avuto... Gli ha ucciso un parente. Eh? Larry? Larrino? Non c'è più via di fuga per te, mi dispiace. Ma siamo i boys. E i boys hanno deciso. Nulla di personale, Larry. Nulla di personale. Oh! Sta ridendo. Sta ridendo nell'oscurità. È un pazzo schifoso. Sentilo, come un maniaco. Come Kira! È Kira! Col coltello! Mi si spara un sacco di colpo, ma lui è troppo veloce! È un pazzo! What the... Wow, non posso mostrarvi sta roba, ma lo sto coltellando male. Gli ha aperto il cranio in due. Non ci credo, ragazzi. È uno psicopatico. Larry è uno psicopatico. È un marcio nel cervello. È malato. Ha ucciso tutti. Tutti ha ucciso. Tutti. E ora? Dove è andato? Non mi dire che vuole prendere anche me? No, no, c'è una figura che sta scappando. È Larry. È quel pazzo maniaco di Larry. No! Gli ha squagliato la faccia. È una maschera. Larry non è mai stato un bravo ragazzo. Ma questa è la sua maschera. Oh no. Oh no. Oh, eccolo qua. Questa è la sua vera faccia. Guarda che pazzo. Non potevi lasciarmi da solo, eh. Non potevi lasciarmi in pace. Larry, Larry, sono io, il tuo bravo amico delle scuole superiori. Li stavo fregando tutti, tutti. Finché tu non sei venuto hai rovinato tutto. Sembra che io abbia bisogno di un nuovo posto dove nascondermi ora. Mi chiedo proprio se tu urlerai come lui ha urlato. Mi sta rompendo lo schermo, la quarta, la quinta parte. Io l'ho detto che Larry voleva aprirmi. Sono caduto, mi ha rotto la possibilità e adesso sono in mezzo. E Larry vuole prendermi? No, Larry. No, Larry, parliamone. Come vi ho detto, non è nulla di personale. Io non volevo. Mi sentivo così al sicuro lì sopra. Ah! No, no, no.
distressing news coming from the quiet town of Delle brutte notizie arrivano dalla tranquilla città di Middlewood questa mattina, dove un corpo di un uomo dismembrato è stato trovato in mezzo al parco. La polizia ha messo off limit la zona del parco e ha scoperto alcune bidoni a spazzatura che erano stati nascosti sottoterra. I bidoni della spazzatura contenevano pezzi di corpo tagliate. Trovare l'identità dei corpi è stato difficile perché la faccia degli uomini è stata tagliata via. Gli ha lasciato solo il teschio. La polizia sta chiedendo a chiunque persona di dare informazioni se qualcuno ha visto o sentito qualcosa nel parco di Middlewood dalle 8 alle 9. L'efferatezza del crimine sembra ricordare i momenti quando Willie Mac ha fatto degli omicidi tanti anni fa. Quindi Willie Mac, un assassino che ha mutilato 17 persone tra il 1996 e il 1999. Questo uomo ha fatto dei crimini super violenti in quegli anni, mai sentiti prima. Nell'anno del 2000 è stato comunque catturato e messo in prigione a vita. Anche se l'anno scorso il signor Mac è stato dato per morto quando il camion della polizia si è schiantato ed è andato in fiamme. Sarà stato lui. La polizia di Middlewood rilascerà un comunicato presto. Ma per adesso vi lascio la linea a Tom per il tempo. Dai Tom, parla. Io odio questo lavoro. Tom? Oh, yes. Oh sì, grazie Jerry. Che bella giornata. È un sacco di sole dappertutto, 25 gradi. Vabbè. E finisce così, cavolo. Sarebbe bello un seguito dove troviamo Larry e praticamente lo mettiamo dietro le sbarre o lo uccidiamo. Mi è piaciuto molto lo stile della storia e anche l'originalità del gioco. È stato molto originale. Aveva alcune scene un po' che ho dovuto tagliarvi che erano un po' non proprio child friendly, però interessante, ecco, quindi state attenti se lo scaricate. Grazie per aver giocato. Aspetta, forse non è finito? Oh, ho visto qualcosa! Si è concluso con una sorta di pozza nera.